La Digos indaga sul manifesto che ritrae Cirio come Aldo Moro rapito e ucciso dalle BR. Coro di solidarietà, Cirio dice minacce che fanno paura all'uomo, non al presidente. Buon pomeriggio. Dunque, in apertura del nostro telegiornale, le indagini sul volantino contro il presidente Alberto Cirio si indirizzano verso il mondo antagonista. Ieri sono stati fermati anche due attivisti per un manifesto contro magistrati e polizia impegnati sul fronte Notav. Allora sentiamo gli sviluppi con il servizio di Roberto Rotondo. Si indaga negli ambienti dell'area antagonista torinese per scoprire chi ha realizzato i manifesti intimidatori contro il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Cinque volantini fatti ritrovare nei pressi del centro sociale Ascatasuna che ritraggono Cirio in un fotomontaggio sul corpo di Aldo Moro nella celebre foto inviata dalle Brigate Rosse. Significativo il luogo, il centro sociale Ascatasuna, motore propulsivo della protesta Notav in tutta Italia e leader dell'area antagonista. La Digos di Torino sta cercando invece di decifrare l'uso del termine cosplayer associato al presidente, ovvero i fans dei fumetti che si travestono come i loro supereroi, un linguaggio estraneo agli anni di piombo. I Notav parlano di propaganda, mentre il centro sociale Ascatasuna disconosce la paternità del volantino. E allora una delle ipotesi è che l'uso dell'intimidazione politica potrebbe essere funzionale in realtà a un conflitto interno nel mondo antagonista, in particolare da parte dell'ala più dura. Proprio ieri un manifesto contro magistrati, prefetto, questore e capo della Digos è stato sequestrato nei pressi del tribunale. Era firmato Nuovo Partito Comunista. Due militanti sono stati denunciati, perquisite le loro abitazioni. Parole minacciose, i volantini recavano le foto dei giudici che seguono procedimenti giudiziari contro militanti Notav. E torniamo sulla notizia di apertura, ossia sul manifesto che ritrae il presidente della regione Piemonte come Aldo Moro rapito e ucciso dalle BR. Allora sentiamo che cosa ha detto lo stesso Alberto Cirio, a seguire altre reazioni nel servizio di Giampiero Amandola. Ma mi ha fatto evidentemente male, ma ha fatto male all'uomo Alberto Cirio, perché l'uomo Alberto Cirio è anche un papà, dei figli, e quindi si preoccupa prima di tutto della sicurezza della propria famiglia. Però non ha scalfito per nulla il governatore Alberto Cirio, che non si fa impaurire e che continua ad andare avanti nel suo lavoro quotidiano per il Piemonte. Così reagisce il presidente Alberto Cirio e l'intero mondo politico, partiti, sindacati, consiglio regionale, singoli esponenti politici, dichiara in tanti modi e in tanti messaggi la solidarietà verso l'uomo, il politico che rappresenta l'istituzione, la regione. Sergio Chiamparino, il presidente che ha preceduto Cirio, è solidale e si preoccupa per quel che segnalano queste minacce. Mi lasci prima di tutto rinnovare la mia più piena solidarietà al presidente Cirio. Un atto che potrebbe preludere a periodi bui della Repubblica. Pubblica italiana. Per quel che posso capire io è gente che sa usare gli strumenti mediatici e quindi non escludo che questo sia uno dei canali con cui puntare a rimettere in vigore delle forme di azione politica basate sull'intimidazione e la violenza che non possono avere cittadinanza in una repubblica democratica come quella del nostro paese. Roberto Cota, anche lui presidente di regione, anche lui minacciato. Anch'io da presidente della regione ho ricevuto delle minacce. Quindi so cosa vuol dire, riesco ad immedesimarmi. Prevale comunque sempre la determinazione ad andare avanti. Esprimo la mia solidarietà al presidente Cirio e lo incoraggio a non demordere e ad andare avanti senza paura. Enzo Ghigo, anche lui ex presidente, alla solidarietà aggiunge un augurio per tutti. Voglio esprimere la piena solidarietà al presidente Alberto Cirio. Il gesto è inqualificabile, l'augurio che mi faccio e ci faccio e che sia una bravata. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un Twitter esprime la vicinanza della città contro vili intimidazioni al presidente Cirio e assicura che contro la violenza le istituzioni rimangono unite. Federico Fornaro va oltre alla solidarietà. Questo episodio non va sopravvalutato, ma al tempo stesso occorre tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e degli inquirenti affinché nessuno possa pensare di strumentalizzare per obiettivi violenti il disagio sociale.